tic-tac, 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 tic-tac. Dal 2012 Minima Teatralia si occupa di teatro sociale e di comunità, con performance urbane people and site specific nelle periferie, favorendo l'inclusione sociale. Noi lo chiamiamo teatro anticrisi, nella convinzione che il teatro sia uno strumento realmente rivoluzionario per le nostre vite e per le nostre solitudini. Nel nostro lavoro la musica è fondamentale. Ogni personaggio mi ispira con le sue emozioni, improvvisazioni, un tema musicale che diventa poi una canzone fatta apposta. Diciamo che tutto entra nel piano registico fino a comporre una specie, una sorta di musical. Ogni personaggio ha il suo tema. Siamo personaggi di mille fiabe, protagonisti, fior di virtù, con la follia e la maestria, il bosco libero, libero sarà. Ma io non sono gravido. Oh sì che lo sei, sono gli anni 90 e tu hai le doglie. Nella nostra attività nel nord-ovest milanese, fra i quartieri di Niguarda, Afori, Bruzzano, Comasina, abbiamo visto che è sempre più difficile trovare dei punti di incontro per le persone, delle occasioni in cui scambiare, e il teatro questo lo può fare. Anche io, da piccola, temevo tua forma nell'oscurità. Lo porteremo qui e là, Shakespeare! Lo porteremo giù in città, Shakespeare! Noi ci squinzagliamo nella nebbia, ci muoviamo come ombre nella notte per salvare la società. Il teatro, attraverso il fare comune, costruisce dei momenti di protagonismo civico, socialità, mutuo soccorso, dei valori importantissimi per noi. Un gruppo di persone di diverse abilità e provenienza si incontrano per costruire insieme uno spettacolo. Giulietta, Giulietta. Improvviso alla Bovisa, si sente un'aria che nebbia. La particolarità del teatro sociale di comunità è quella di non lavorare con un piano registico preconfezionato e poi andare a realizzarlo chiamando le maestranze, ma al contrario usare creativamente le risorse presenti nel territorio e le persone con cui si lavora per costruire uno spettacolo. Il motivo per cui questo bocco qua deve essere salvato, perché una parte negativa di noi lo vuole rovinare. Lo stomaco come il piatto! Il cuore come il piatto! Una strategia del nostro format è la raccolta dell'oggetto simbolico, cioè si raccoglie door to door fra gli abitanti un oggetto di uso quotidiano, un bottone, un centrino, un guanto, che da solo non ha valore, ma tutti insieme costituiscono l'elemento principale di installazioni, scenografie, costumi e divengono simbolicamente la rappresentazione in scena della comunità. Nel 2020, in piena pandemia, quei guanti hanno rappresentato le mani del pubblico che avrebbe tanto voluto applaudirci, purtroppo però non ha potuto riempire la grande sala del teatro del Buratto. Siamo arrivati, personaggi paraiodoroschiani a Niguarda! Arriva un circo speciale, ci sono gli indiani, non è carne.